scusa, Porcellino, sono un viandante. Mi faresti entrare nella tua casetta? Un viandante? Meglio controllare. Ma quello è il lupo cattivo! Insomma, Porcellino, che cosa aspetti ad aprire la porta? Fammi entrare nella tua casetta! No, non ti faccio entrare! So benissimo che vuoi mangiarmi, cosa credi? Peggio per te, piccolo sciocco, perché io soffierò via la tua casa esattamente come ho fatto con le altre due! Preparati, uno, due, tre! Strano, la casa è ancora in piedi. Beh, proverò un'altra volta. Uno, due, tre! Questa volta non resisterà! Devo farcela! Non so cosa mi sia successo, non riesco a soffiarla via! Evviva! Il terribile lupo cattivo non è riuscito a soffiare via la mia nuova casetta di mattoni! Costruire una casa così robusta è stata proprio una bella idea! Dannazione! Ma non ti conviene cantare vittoria, perché io non mi arrendo così facilmente! Vediamo un po'... Che idea! Porcellino, sai che io conosco un grande campo in cui crescono delle rape a dir poco deliziose? Sai davvero dove si trova? Te lo assicuro, e sono così buone che mi viene l'acquolina in bocca soltanto a pensarci. A te piacciono le rape, vero? Quel campo è molto lontano da qui. Ma niente affatto, è vicino al terreno del signor Smith, proprio al di là del fiume. Io volevo andarci domani mattina presto e se vuoi passo a prenderti. Raccoglieremo un bel po' di rape per la cena di domani sera, che ne dici? È una bella idea, ti aspetto, che ora passi a prendermi? Vediamo un po', ti va bene per le sei? Perfetto, ti aspetto per le sei, ma cerca di essere puntuale, mi raccomando. Lo sarò, sta tranquillo. Che babbeo, non si immagina neanche lontanamente che la mia cena di domani sarà proprio lui. Stranamente, la mattina seguente al sorgere del sole... Il porcellino si alzò un'ora prima che il lupo passasse a chiamarlo ed uscì di casa. Era andato a raccogliere le rape prima dell'arrivo del lupo. Non vedo l'ora che quello sciocco ma succulento porcellino si trasferisca direttamente nel mio stomaco. Sono io, amico porcellino, allora sei pronto? Sei sveglio? Già andato nel campo che mi ha indicato e ho raccolto un bel cesto di rape. Brutto maialino, mi hai giocato! No, non posso rinunciare, ne va del mio onore di lupo cattivo, ci sono. Porcellino, sai che io so anche dove si trova uno splendido albero carico di mele squisite? Ah, sì, e dov'è? Si trova vicino a una fattoria situata sul lato ovest della collina. Se mi prometti di aspettarmi, passerò a chiamarti domani mattina alle 5 in punto, così potremo andarci insieme. Che cosa ne dici? La mattina seguente, il furbo porcellino si alzò un'ora prima dell'appuntamento con il lupo. Dopodiché si affrettò a raccogliere un cestino di mele prima che il lupo passasse a chiamarlo. Ma ad un tratto... Oh, povero me, il lupo cattivo è riuscito a trovarmi! Oh, amico mio, sapevo che saresti venuto qui prima di me e ho pensato di raggiungerti, visto che non eri in casa quando ti ho chiamato. Dimmi un po' come sono le mele di questo albero. Oh, sì, sono deliziose, proprio squisite! Oh. La cosa mi fa molto piacere. Oh, com'è buona! Sublime, direi! Non avevo mai mangiato niente del genere! Cosa? Ma allora sono veramente buone! Sì, sono buonissime! Non ti andrebbe di assaggiarne una? Certo che mi andrebbe, perché non me ne lanci una? Eccola, sei pronto? Vai!
Lo prendo, lo prendo! E io taglio la corda. Che l'ho presa? Dannata porcellina, mi ha giocato anche questa volta! Ma il lupo non si rassegnava alla sconfitta e il giorno dopo tornò alla carica. Uffa, ci risiamo! Ma perché non mi lasci in pace? Perché sono venuto ad avvisarti che oggi pomeriggio c'è il mercato sulla collina, porcellino. Non ti andrebbe di venire con me? Molto volentieri. A che ora vorresti andarci? Mm-hmm. Ti andrebbe bene verso le 3. Ovviamente il porcellino andò al mercato molto prima dell'orario convenuto. Sono venuto prima, così farò in tempo a comprare tutto quello che mi serve prima che arrivi il lupo. Finalmente me lo papperò. Ma cosa succede? Evviva! Bel colpo, ragazzino, ora ti do una mano anch'io. Oh, grazie, signore. Chi ha osato farmi uno scherzo del genere? Oh no, povero me, aiuta! Ehi, guardate come scappo! Bel colpo, continuate così! Devo darti una brutta notizia, i vasi sono quasi finiti. Aiuto, non riesco più a fermarmi, fate qualcosa, aiutatemi! Ci sono! Vi siete presi gioco di me? E io per punizione vi mangerò tutte, tutte quante! Me la pagherete tutti! Mi dia una bella spinta, per favore! E perché? Faccia come le dico! E va bene! Uno, due, tre, via! Ancora un altro! Oh, no! Dove sono? Dannato porcellino, ma questa volta non riuscirà a sfuggirmi.